Manifestazione dei balneari italiani qui a Santissimi Apostoli. Riccardo Borgo, che è presidente del sindacato dei balneari, il più grande sindacato rappresentativo in Italia. Il motivo di questa manifestazione? Noi siamo qui per fare un presidio. Oggi alle 14.30 inizia una conferenza degli assessori regionali al demanio di tutta Italia. Noi vogliamo testimoniare qui quanto noi ci aspettiamo da questa conferenza, perché sappiamo che le regioni sono molto vicine al nostro mondo, lo conoscono, sanno il valore delle nostre imprese, sanno l'importanza che queste imprese hanno nell'economia per le loro città e delle loro regioni. E questo presidio vuol dimostrare da loro la forza delle decisioni. L'altro motivo è che noi siamo da 8 anni in attesa di una riforma del settore. Non possiamo più continuare a vivere nell'incertezza. Noi siamo imprenditori seri, non riusciamo più a fare investimenti perché non abbiamo futuro. Noi abbiamo necessità di riprendere a fare investimenti, abbiamo necessità di riprendere amore per le nostre imprese, abbiamo bisogno di consolidare per i nostri figli il sapere che quelle imprese ci saranno anche domani, se ovviamente sapranno fare bene il loro lavoro, che saranno, si dimostreranno degni di utilizzare un bene così importante come il demanio di questo Stato. Come lei sa, sicuramente ci sta una direttiva Bolkestein, ci sarà anche a breve una pronuncia della Corte di Giustizia Europea il rispetto di questa direttiva da parte dell'ordinamento italiano. Ecco, lei su questo come si pone? Guardi, noi abbiamo fatto delle proposte. Io credo che forse lo Stato italiano ha mancato negli anni scorsi di rappresentare in maniera vera che cosa rappresenta il mondo balneare. Noi più parliamo anche con i funzionari europei, più spieghiamo chi siamo, più facciamo vedere come lavoriamo, più si rendono conto del valore e dell'importanza. Tenga conto che noi siamo 30.000 imprese, siamo 100.000 addetti diretti, noi i nostri dipendenti, le nostre famiglie che lavorano lì, un problema sociale ed economico di primaria importanza. Ecco, io credo che non sarà facile, però dobbiamo trovare il modo c'è di coniugare l'esigenza della concorrenza che l'Europa vuol sostenere, con la necessità di continuare a dare futuro a queste imprese, con la necessità di difendere un prodotto che è un prodotto italiano, che gli altri ci copiano e che noi dobbiamo sapere difendere e valorizzare al meglio. Grazie.